Ci riflessi, oggi un nuovo tutorial. Un poncio realizzato col filato. Puff l'ho allungato leggermente di più, come mi avete chiesto nella live. E devo dire che avevate assolutamente ragione. Sta benissimo, scende bene, come avete visto nelle foto. Devo dire che avendo una circonferenza generosa non ingrossa. Ecco, questa è una domanda che mi avete chiesto ed è assolutamente perfetto. Allora, passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Però vi faccio vedere prima da vicino il poncio. Allora vi faccio vedere il poncio da vicino. Come vedete, io ho scelto più tonalità di colore, ma si abbinano tutte tra di loro. Voi potete scegliere anche un solo colore, ma anche due. Allora, io vi do subito le misure immediate, vi faccio vedere qui che è la chiusura da questa parte. E ho lasciato un pochino di filato perché voglio rifinire con un punto basso. Allora, se decidete di farlo con il rosa, dovete comunque lasciarvi un pochino, un pochino di filato oppure potete realizzarlo con l'ultimo colore, rifinire insomma come preferite. Io non ho lasciato un poco. Allora, vi do immediatamente le misure. Per quanto riguarda lo scollo, abbiamo circa 26 cm e tutta la larghezza del poncio è 79 cm. E andiamo a vedere la lunghezza. Lo metto in questo modo. 60 centimetri allora io cosa ho fatto ho fatto degli aumenti per quanto riguarda la mia la mia circonferenza allora io sono arrivata a fare gli aumenti fino a, a che mi sono trovata 9 maglie tra la diminuzione e l'aumento voi fate una prova perché se leggermente più piccoline ovviamente fate che ne so 6 maglie e poi iniziate a non fare più gli aumenti Invece, diversamente potete aumentare senza problemi, se vi piace più comodo. Allora, per quanto riguarda quando non si faranno più gli aumenti, gli aumenti saranno di 3 maglie e 3 maglie su una sola maglia. L'aumento di 3 maglie su una maglia e viene qui all'angolo: si ripete due volte e poi si alterna una volta l'aumento di 2 di 2 di 3 e di 3. Quando non si aumenta più, cioè che non ci occorre più prendere larghezza, si lavoreranno solo gli aumenti che non sono più aumenti, e solo l'angolo, diciamo così, di 2 e di 2, di 2 e di 2, di 2 e di 2, e ho lasciato 9 maglie tra quello centrale e quello, eh, diciamo, tra la diminuzione e l'aumento. La diminuzione va sempre fatta. Queste sono indicazioni che vi lascio in maniera che eh, potete prendere le vostre misure e non si può assolutamente sbagliare. Allora andiamo, andiamo a vedere, vedere l'occorrente poi al tutorial. Il filato è il Puff, questo è il color cipria, è un gomitolo misto lana stampato multicoloro, ha il 21% di lana, il 65% di acrilico e il 14% di poliamide. Sono 50 grammi a gomitolo, misura circa 105 metri. Consigliano i ferri dal 6 all'8 e dall'uncinetto dal 5 al 7. Questo è il color cipria. Il color beige. Il color moro. il colore grey uncinetto 7 ho avviato 48 catenelle deve essere un multiplo di 8 vado a chiudere a cerchio entro nella prima catenella facendo attenzione che tutte le catenelle siano al dritto e vado a chiudere adesso mi alzo di 3 catenelle 1 2 e 3 vado a lavorare adesso tutte maglie alte per ogni catenella per tutto il giro Adesso che ho concluso con l'ultima maglia, vado a chiudere con una maglia bassissima sulla terza catenella e vado a chiudere con una maglia bassissima. Mi alzo di 3, 1, 2 e 3. Ora noi inizieremo lo schema al, diciamo, la metà di ogni modulo che dobbiamo fare, eh, vado a iniziare la metà del modulo. Allora abbiamo realizzato la prima maglia alta, vado a realizzare la seconda sullo stesso punto. Vedete questo è il punto entro nello stesso punto perché è un aumento. E abbiamo fatto il nostro aumento. Vado a lavorare sul punto successivo, eccolo. Mi raccomando di non sbagliare la maglia del punto successivo. Basta aprire un pochino e si vede. Poi abbiamo lavorato una sola maglia, adesso dobbiamo fare due diminuzioni. La prima diminuzione corrisponde, per cui lascio in sospeso, vado al punto successivo, vedete, ho lasciato in sospeso due maglie, prendo il filo e vado a chiudere e ho realizzato una diminuzione. La diminuzione ci occorre per concludere la metà del nostro modulo. Ora iniziamo il nostro modulo, qui vado a, a realizzare una diminuzione in sospeso sull'uncinetto punto successivo in sospeso sull'uncinetto prendo il filo e chiudo questa è una diminuzione iniziamo il nostro modulo vado sul punto successivo maglia alta ora punto successivo aumento per cui prima maglia alta Seconda maglia alta sullo stesso punto. Punto successivo aumento. Per cui entro sul punto successivo maglia alta. Di nuovo prendo il filo maglia alta. Abbiamo realizzato due aumenti. Ora vado sul punto successivo e realizzo una maglia alta. adesso diminuzione punto successivo diminuzione per cui prima maglia in sospeso prendo il filo vado sul punto successivo sempre maglia in sospeso e vado a chiudere e abbiamo concluso il nostro primo modulo riniziamo da capo con un altro modulo per cui vado a realizzare prima la diminuzione qui maglia in sospeso prendo il filo maglia in sospeso il filo, eccolo qui e vado a chiudere. Poi lavoro una maglia. E ora devo fare due aumenti. Per cui sulla maglia successiva, primo aumento: qui una maglia, lavoro la seconda sullo stesso punto. E abbiamo fatto il primo aumento. Secondo aumento: prendo il filo, vado sul punto successivo lavoro la prima maglia alta la seconda maglia alta e abbiamo fatto l'aumento ora punto successivo lavoro una maglia ora vado a concludere il nostro modulo con una diminuzione per cui prima maglia in sospeso vado in quella successiva maglia in sospeso e vado a chiudere e abbiamo concluso il nostro modulino, allora vado adesso a proseguire questa sequenza dei punti: per cui ancora diminuzione, vado a lavorare una maglia, aumento, aumento, lavoro una maglia, diminuzione, poi ancora diminuzione. Che si inizia un nuovo modulo. Per cui con questa sequenza vado a concludere il giro. Adesso che ho quasi concluso il giro, qui ho fatto la diminuzione, una maglia alta. E qui dobbiamo fare l'aumento che è l'ultima maglia e realizzo l'aumento vado a chiudere con una maglia bassissima sulla terza catenella io ho concluso concluso il giro ora mi alzo di 3 catenelle 1 2 e 3 e sullo stesso punto che è questo vado a lavorare due maglie alte sullo stesso punto. 1 e 2. In questo giro, quando ci saranno gli aumenti, ma solo sugli aumenti, ci saranno tre maglie. Adesso vado a lavorare una sola, vedete, una sola maglia alta al punto successivo e adesso vado a fare le diminuzioni. Per cui la diminuzione è semplicemente prima maglia in sospeso la seconda in sospeso e vado a chiudere punto successivo adesso si inizia di nuovo il modulo il questo è la metà del modulo ora il modulo intero è una diminuzione e vado a chiudere ci troviamo una sola maglia da lavorare Col punto successivo e adesso andiamo a fare l'aumento. Ma l'aumento sono di tre maglie: per cui la prima maglia sullo stesso punto, la seconda maglia sullo stesso punto e la terza maglia sullo stesso punto. Sono tre maglie. Punto successivo ancora: aumento. Per cui tre maglie, la prima la seconda sullo stesso punto e la terza sullo stesso punto abbiamo un aumento di 3 maglie vado punto successivo maglia alta diminuzione per cui maglia in sospeso seconda maglia in sospeso e vado a chiudere Abbiamo concluso il nostro modulo, per cui il nostro modulo sarà di diminuzione, diminuzione, una maglia, aumento di tre maglie, aumento di tre maglie sempre sullo stesso punto, una maglia sul punto successivo e diminuzione. Qui si rinizia da capo lavorando la diminuzione. Io non vi faccio vedere da capo in maniera che potete tornare indietro nel video se avete qualche dubbio e abbiamo realizzato il nostro modo adesso stiamo iniziando il secondo secondo modulo maglia alta successiva abbiamo fatto diminuzione e poi l'aumento adesso che ho realizzato l'ultimo punto vado a realizzare l'aumento delle tre maglie la prima la seconda e la terza e andiamo a chiudere sulla maglia bassissima e vado a chiudere sulla terza catenella con una maglia bassissima ecco qui e abbiamo concluso allora adesso ci alziamo ancora di 3 adesso vado a spiegare il nostro modulo allora la prima riga che abbiamo lavorato non la considero. Partiamo proprio dal, dal modulo no? prima e secondo, secondo, non riga, ma eh, giro prima e secondo giro del modulo abbiamo la, primo, la, la prima sequenza, cioè la prima riga del modulo. Abbiamo fatto l'aumento di due maglie, la seconda volta l'aumento di tre maglie, per cui andiamo a alternare un giro con due maglie e un giro d'aumento di tre maglie le diminuzioni restano solo le stesse l'unica variante tra il giro e l'altro noi andiamo a lavorare questo gruppo di due cioè gli aumenti saranno una volta di due e una volta di tre maglie poi una volta di due e una volta di tre maglie e le diminuzioni restano le stesse l'unica differenza diciamo è la maglia di separazione tra la diminuzione e gli aumenti adesso abbiamo fatto una maglia e una maglia qui andiamo a fare terza e quarta, quarto giro da lavorare faremo due maglie, due maglie poi eh, andiamo a realizzare l'altro gruppo di due saranno tre maglie e tre maglie qui andiamo a aumentare ogni volta che lavoriamo il gruppo di due giri ok? Allora, adesso che abbiamo fatto l'aumento e abbiamo chiuso, realizzato le tre maglie, ritorniamo a fare l'aumento di due maglie, qui entro nello stesso punto e vado a lavorare la prima, il primo aumento. Ora lavoro punto successivo, vedete questo è il punto successivo, lavoro una maglia alta la seconda maglia alta col punto successivo praticamente noi abbiamo gli aumenti ogni due giri saranno anche delle maglie lavorate punto su punto ora facciamo la diminuzione e abbiamo concluso la metà del nostro modulo iniziamo il modulo diminuzione diminuzione e vado a chiudere lavoro punto successivo maglia alta lavoro punto successivo maglia alta e questo lo sarà le due maglie alte tra le diminuzioni e gli aumenti sarà per due giri al Giri successivi, che saranno poi il quinto e il sesto saranno di tre maglie. Il settimo e l'ottavo saranno di quattro maglie, però io vado ad alternare un giro e un giro una volta con l'aumento di due maglie e una volta invece l'aumento di tre maglie. Le diminuzioni restano le stesse. Ripeto continuamente, ma così si memorizza lo schema senza problemi. Senza problemi. Allora adesso. Vado a lavorare, abbiamo lavorato le due maglie, vado a lavorare l'aumento. Entrò nella maglia e lavoro l'aumento di sole due maglie. Vado al punto successivo e laver, lavo, lavoro l'aumento di due maglie sullo stesso punto. Eh? Eccolo qui. Lavoro punto successivo una maglia, punto successivo un'altra maglia sono due e poi vado a fare la mia diminuzione per cui prima maglia in sospeso vado al punto successivo maglia in sospeso e vado a chiudere e dico con il comitolo allora punto successivo per cui abbiamo concluso il nostro modulo vedete l'abbiamo concluso Ora si rinizio con la diminuzione ne inizio uno nuovo di modulo per cui diminuzione, chiudo, vado a lavorare una maglia alta, la seconda maglia alta sul punto, successivo. Qui vado a lavorare il tutto il giro in questo in questa sequenza. Adesso che ho concluso il giro sempre con l'aumento di due maglie. Vado a chiudere sulla terza catenella. Con una maglia bassissima, mi alzo sempre di 3 qui. Questo giro abbiamo fatto le maglie, l'aumenti con due maglie. Ora dobbiamo fare l'aumento di tre maglie. Qui entro sullo stesso punto, faccio l'aumento di tre maglie, la prima, la seconda, e questa è la terza. Cosa vado a lavorare sempre? Qui abbiamo lavorato le due maglie, vado a lavorare sempre le due maglie, qui nel giro successivo le maglie di separazione tra l'aumento e la diminuzione aumenteranno ogni due giri Quindi mi raccomando ogni due giri questa è il prima. la prima maglia e la seconda vado a lavorare la diminuzione la prima diminuzione adesso inizio il modulo da capo. Il modulo da capo sarà sempre di una diminuzione, prima maglia e seconda maglia e vado a fare l'aumento di tre maglie sullo stesso punto. le tre maglie e ho fatto l'aumento punto successivo aumento di tre maglie allora adesso io proseguo sempre in questo in questo modo qui vi ricordo che nel giro adesso successivo dobbiamo ripetere l'aumento di due maglie ma aumentiamo anche le maglie alte di separazione tra l'aumento e la diminuzione per cui ne saranno di tre una cosa che dovete ricordare: ogni due giri lavorati dobbiamo aumentare di una maglia tra eh, l'aumento e la diminuzione. Ok, e alterniamo l'aumento di due maglie, l'aumento di tre, semplicissimo. Arriviamo fino all'altezza di: Ecco qui. Ho terminato. Una cosa: quando andate a cambiare colore, non c'è assolutamente bisogno di tagliare il filo proseguite anche se non arrivate alla conclusione del giro, continuate tranquillamente perché non si vede nulla, eh? non c'è bisogno di arrivare al centro, Poi tagliare il filo e inserire l'altro colore, non c'è bisogno perché non si vede assolutamente niente. Abbiamo scelto, dico abbiamo perché nelle live abbiamo scelto sempre i colori insieme e eh, messo il cipria da questa parte ora vi dico i colori che ce l'ho qui vicino a me. La parte superiore è il cipria, poi abbiamo il beige, si vede questa parte qui che con la videocamera e con la luce si vede benissimo. Vi dico che sono molto più tenui i colori, più, più delicati. Poi abbiamo il grey, questa parte, il moro, ovviamente, poi si stringe perché poi si allarga, si stringono le righe e l'ultimo, l'ultimo ho messo avio voi potete sempre realizzarlo con un solo un solo colore allora vi do anche le misure io per quanto riguarda gli aumenti sono arrivata fino a 9-9 maglie tra l'aumento e la diminuzione 9 maglie per quanto riguarda il resto sono andata avanti solo l'ultimo giro ho deciso di mettere le tre le tre maglie cioè sull'aumento invece di due ne ho messe tre semplicemente per far vedere di più la punta solo per questo ma questo è un optional <ride> potete decidere sempre di, di, non, di non farlo qui vi ricordo che resta sempre uguale quando andiamo a realizzare gli aumenti io sono arrivata fino a 9 e poi dopo non l'ho fatti più come faccio a non fare più gli aumenti non vado più a realizzare le tre maglie centrali per cui arrivo fino a 9 e poi vado soltanto a fare l'aumento di 2 maglie e 2 maglie e la diminuzione 2 maglie e 2 maglie faccio sempre in questo modo fino ad arrivare alla lunghezza che ci necessita allora io ho fatto l'ultimo gomitolo che mi avete consigliato ma potete poi anche non farlo io l'ho fatto fino qui e arriva fino alla vita questo pezzettino ci consente di andare molto più diciamo vi dico centimetri di 9 di 9 centimetri in più questa parte per cui vi ricordo quando arrivate alla larghezza che vi interessa voi fate una prova e vedete che la larghezza vi va bene io Ho lasciato solo 9, 9 maglie tra la diminuzione e l'aumento, non ho fatto più le tre maglie d'aumento ma ho proseguito facendo solo le due maglie, le due maglie, quelle di aumento, perché vi ricordo che c'è l'aumento di 2, di 2 e di 3 e di 3, quella di 3, non la facciamo più fino ad arrivare alla lunghezza che ci interessa possiamo aumentare ancora un gomito, insomma come vi interessa a voi vi piace di più solo l'ultimo giro ho realizzato le tre maglie le tre maglie per dare un pochino più di punta tutto qui solo per questo allora adesso qui abbiamo il collo il collo lo vado a rifinire perché ho lasciato eh, come vi ho detto inizio video ho lasciato semplicemente un pochino di filato per andarlo a lavorare solo con maglie basse ma le maglie basse che andiamo a lavorare non dobbiamo fare altro che eseguire punto su punto non dobbiamo fare nessuna cosa ma se volete eh, se non volete potete lasciarlo così però rifinisce rifinisce un pochino allora io vi ho dato tutte le indicazioni eh, per quanto riguarda la misura ovviamente provatelo prima perché se volete potete io ho fatto gli aumenti fino a 9 ma voi potete eh, smettere di fare prima fino a 7 fino a 6 questo poi dipende lo provate eh, in base a poi, alla circonferenza seno sì, e vi prende le braccia insomma poi il poncio potete andare avanti senza l'aumento delle 3 maglie 3 maglie e 3 maglie sullo stesso punto allora ho detto tutto io spero che questo video vi sia piaciuto e questo tutorial ci vediamo ai prossimi tutorial. Come avete visto, è facile da realizzare. Vi ho lasciato tutte le indicazioni possibili per renderlo anche più piccolino o più grande. Le sfumature si abbinano benissimo. Possiamo anche scendere, scegliere un solo colore, ma anche due. però devo dire che i cinque colori ci stanno benissimo. Sono delle sfumature che si abbinano bene tra di loro e portiamo una cosa unica e originale. Sono contenta che vi è piaciuto. Allora potete seguirmi se volete anche su Instagram, Lola Dolci Riflessi, ma anche sul gruppo di Facebook. Un bacione a tutte e ci vediamo ai prossimi tutorial.